I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out. Over and out. Again. My future needed clarity, so I could see how you react. Ed eccoci ad una nuova giornata. Rimaniamo talmente ammagliati dalla potenza di Manrique nel creare le sue opere che decidiamo di dedicare ancora tempo. Andiamo quindi alla Fondazione César Manrique, che è situata nella singolare e spettacolare dimora costruita appunto da César Manrique dopo il suo ritorno da quello di New York, quando appunto decise di stabilirsi così definitivamente in quel di Lanzarote. L'abitazione è ubicata nel mezzo di una colata di lava che è originata dalle grandi eruzioni che colpirono l'isola tra il 1730 e il 1736. Essa è la casa nella quale Manrique trascorse la maggior parte del tempo, essendo stata dimora dell'artista già per 20 anni, tra il 66 e l'88. In questa struttura, che occupa 3.000 metri quadrati all'interno di una proprietà di ben 30.000, risale quello che è il dialogo tra l'edificio e la natura, in una fusione tra vulcano e architettura che rispecchia un rapporto di rispetto permanente. Exactly where I wanna be. I am where I wanna be. Remember the star. Remember the star. When my future needed clarity. Yes, I needed clarity. So I could see how you'd react. Voglio la casa come César Manrique, è tanto bella. Quindi adesso dov'è che andiamo? Al monumento del Capesino. I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out. Over and out. Again. My future needed clarity. So I could see how you react, how you react to me. So much different, I am different. Every time that I look back, I see my fortune. Would you react? Le isole Canarie hanno una profonda cultura di quello che è la natura e la sua genuinità dei prodotti. Ecco perché quello che è stato senza dubbio l'artefice dello sviluppo artistico dell'isola di Lanzarote fu César Manrique. Ha pensato fosse necessario un monumento dedicato ai campesinos, che sono null'altro che i contadini di Lanzarote. Una figura spesso trascurata dagli artisti, ma che invece risulta cruciale nella visione del mondo dell'artista, dato che Manrique era sempre molto sensibile all'armonia che regna tra uomo e natura. Se la natura è fonte della vita e l'uomo ne è il figlio, la figura dell'agricoltore diviene in questa visione quasi una sorta di sacerdote, uno sciamano che fa fiorire la natura e insieme con essa soddisfa i bisogni dell'uomo. Visto la vicinanza che abbiamo ad Arrecife, la capitale di Lanzarote, decidiamo per una camminata nel suo litorale. Dov'è che stiamo andando adesso? Al Castillo di San Gabriel. Castillo di San Gabriel? Sì. Ah,
Guardando l'Atlantico dalla baia di Arrecife, nel nord-est di Lanzarote, si erge da secoli il castello di San Gabriel, eretto per difendere l'isola, pensate un po', dall'attacco dei pirati. Oggi è una visita imprescindibile in quello che è il capoluogo di Lanzarote. Si accede da due ponti, il più antico, quello di Las Bolas, forma insieme al castello una delle immagini più caratteristiche di Arrecife. Nessuno che visiti la città può evitare di passare per questo luogo. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Ed ora vi racconto un qualcosina di particolare. Percorrendo la strada costiera che passa tra la capitale di Arrecife e Costa Teghise, vi capiterà di sorprendervi alla vista di un relitto che dal 1981 si trova arenato in questa zona. La Temple Hall fu una nave da carico costruita nel 1954 in Scozia. Vi si arenò nell'81 quando navigava però battendo bandiera greca nei pressi di Lanzarote. La storia di questa nave è abbastanza bizzarra. La nave, che era stata ribattezzata Telamon, partì dalla costa d'Avorio, diretta a Salonico in Grecia, con un carico di legname, ma si imbatté in una di quelle che sono le classiche forti tempeste che vi sono e si trovano tra le isole di Fuerteventura e l'isola di Lanzarote. Iniziò ad imbarcare acqua a causa di alcune falle che si aprirono sullo scafo e fu costretta a riparare lungo la costa di Lanzarote in cerca di un aiuto. Se non erro era il 31 ottobre del 1981. La capitaneria di porto di Arrecife negò però l'ingresso della nave nel porto, perché pensava infatti che la nave avrebbe ostacolato quelle che erano le attività dell'intero porto. Venne quindi fatta trainare da un peschereccio nell'area tra Arrecife e Costa Teghise, dove viene infine abbandonata nei pressi del villaggio di Las Caletas. Lì è rimasta ed è visibile tuttora. Con una parte di quel legname che trasportava è stata realizzata una scultura eretta a Costa Teghise che è stata inaugurata il 24 giugno del 2009. Con questo, un altro giorno in questa meravigliosa isola si conclude. A me non resta che salutarvi. Ciao bocce!